solito tutorial vi mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma praticissimo e comodissimo cardigan che io ho deciso di chiamare cardigan settembrino. Per poterlo realizzare ho utilizzato un filato che ormai conoscete perché ho già lavorato diverse volte, ossia il Fresh Mojito della Mistrico. Sapete quanto lo adoro, è un filato in cotone, però è un cotone doppio, quindi è perfetto appunto per creare queste creazioni un po' più primaverili, autunnali. Questa volta sono andata appunto su un cardigan autunnale. Il colore che ho usato io è il colore 08, vi ricordo che ogni gomitro è da 100 grammi, misura 140 metri. Ora, per realizzare questo cardigan io ho utilizzato 5 di questi gomitoli, in realtà alla fine ho utilizzato 450 grammi, però come vi ho detto ogni gomitolo è da 100 grammi, quindi ho utilizzato 5 gomitoli lavorando con l'uncinetto del 4,5 e appunto questa è una taglia S. Per una taglia M io vi consiglio 6 gomitoli, quindi 600 grammi, per una taglia L ve ne consiglio 7, naturalmente se lo volete fare più lungo o lo volete fare un po' più chiuso vi occorre, a prescindere dalla taglia, un gomitolo in più, tranne se siete una taglia S, se lo volete fare solo un po' più lungo 5 gomitoli vanno più che bene. Per quanto riguarda il filato, voglio farvi vedere anche altri colori che sono disponibili sul sito, ma ce ne sono veramente tanti, alcuni li vedete anche qua dietro, quindi potete andarli a scegliere tutti sul sito, guardate che splendidi colori, sono tutti molto abbinabili. Questo invece se vi piace qualcosa di un po' più colorato come il giallo, però oltre a questi naturalmente abbiamo anche il nero, c'è il lilla, ci sono anche varie altre tonalità di azzurro, quindi veramente vi potete sfiziare a fare questo cardigan nel colore che più vi piace e che si abbina di più ai vostri outfit. In descrizione come sempre vi lascerò il link quindi al filato. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, chi mi segue anche su Facebook lo riconoscerà perché l'abbiamo già utilizzato per poter fare il gilet, però in maniera un po' diversa. La lavorazione si inizia dal basso, è un unico pezzo, poi si sale fino a sopra e si divide la parte dietro dalla parte avanti. Questa è la lavorazione che viene, una lavorazione con dei rombi e anche molto un po' forata, questo perché è comunque un cardigan che io non devo usare in inverno, ma più che altro, come vi ho detto, in autunno, in primavera, in estate, in quelle serate un po' più fresche, quindi in autunno soprattutto con un vestito come lo sto indossando io adesso, o con una maglietta sottile sotto o con una camicia. Dicevo, i giri sono semplici, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti sia quando si lavora il corpo del cardigan che le maniche, quindi è un unico pezzo, si lavora separatamente solo a un certo punto dagli scalfi la parte dietro e la parte avanti, che poi vanno cucite sulle spalle, e poi si lavora in tondo le maniche, che naturalmente potete fare anche a 3/4. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Fresh Mojito, che è questo gomito da 100 grammi. Il colore che utilizzerò io è il colore numero 8, ma siccome è marrone, almeno la parte iniziale dove vi spiego il punto, ho deciso di lavorare con un filato più chiaro. Lavorerò con un centro numero 4,5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8 catenelle, a cui va aggiunta una catenella, quindi 8 più 1, la catenella finale va aggiunta alla fine. Nel mio caso, lavorando con un centro 4,5, io ho montato nella mia lavorazione vera e propria 113 catenelle, quindi multiplo di 8, 112 più una catenella. Questo mi ha permesso di avere una larghezza di circa 80 cm. Ora, per una taglia M io vi consiglio di mettere almeno 3 motivi in più rispetto a me, quindi 24 catenelle, mentre per una taglia L andate a mettere 6 motivi in più, in modo tale da avere il cardigan largo. Se lo volete fare ancora più largo, allora in quel caso mettete anche più catenelle, ricordandovi sempre appunto di un multiplo di 8. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione. Vi dico già che sono dei semplicissimi giri, sono in totale 4, e quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima maglia alta delle catenelle di base e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro nella, scusate, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta.
2 catenelle 1 e 2, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, una, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. E si ricomincia da capo, quindi salto 4, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, una, due, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Vado a fare 2 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, una e due, si ricomincia da capo. Bisogna fare questo per tutto il primo giro. Termino il primo giro andando a saltare 3 catenelle, entro nell'ultima catenella e vado a fare 2 maglie alte. Una e due. E abbiamo terminato così il nostro primo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro. Andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e vado a realizzare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 3 maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra ogni maglia alta. Quindi una, scusatemi, una, due, e tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle e ricomincio da capo. Maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 maglie alte, una, 3 maglie alte non chiusa, una sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 3, le chiudo insieme e di nuovo 3 maglie, 3 catenelle, 1, 2, 3. E si ricomincia da capo. Bisogna fare questo quindi per tutto il secondo giro. Vado a terminare il giro andando a fare sempre una maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e vado a fare una maglia e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e due. E le chiudo insieme. Abbiamo terminato così il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Vado dove ho la maglia alta e quello che farò adesso lo farò per tutto il giro. Entro dentro e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. 2 catenelle di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. 2 catenelle e si ricomincia. Bisogna fare questo per tutto il terzo giro. Terminiamo il terzo giro andando a fare una maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme. Quarto e ultimo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 3 catenelle di separazione e vado a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due e tre.
le chiudo insieme, 3 catenelle, vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare una maglia alta. Ops, scusatemi. Tre catenelle, una, due e tre, e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho le tre maglie alte, vado a realizzare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle maglie alte. Quindi una, due, tre, le chiudo insieme, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia alta non chiusa, scusate, mi si è incastrato il filo, una maglia alta non chiusa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Chiudo insieme le 3 maglie alte, 3 catenelle. E quindi vado a fare questo per tutto il quarto giro. Termino il quarto giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, contando da qui la terza, 1, 2, 3, che qui arriva quindi la mia maglia alta, e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così i giri. Questi sono i quattro giri che vanno sempre ripetuti. Adesso vi faccio rivedere un attimo il primo giro come si va fatto, in quanto abbiamo una base diversa. Quindi in questo caso dobbiamo andare a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle. E si ricomincia da capo. Quindi, come potete vedere, abbiamo questi rombi che si alternano facendo questi quattro giri. Ricordatevi sempre, per essere sicuri di fare bene, che quando fate il primo e il terzo giro le catenelle di separazione sono 2, mentre quando andate a fare il secondo e il quarto giro le catenelle di separazione sono 3. Quindi questo per ricordarvi un po' anche a che giro state. Quindi questi sono i quattro giri che vanno ripetuti. Io vi ricordo che nella mia creazione originale sto usando il fresh unito marrone e ho montato 113 catenelle. Naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i motivi per arrivare a fare poi gli scalfi, quindi dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Allora, ho terminato di fare la parte sotto della mia giacca, quindi sono arrivata agli scalfi. Io ho ripetuto i giri per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte. Mi raccomando, io sono andata, mi sono fermata un giro prima dei 4. Vedete, ho fatto i 3 giri, mi manca il quarto, però lo farò dopo, quando andrò a fare appunto già la divisione. Come lunghezza, quindi, per me va bene, e adesso per mettere i marcatori si vanno a contare, almeno nel mio caso, i gruppi di 3 maglie alte. Io vi consiglio di fermarvi come me, così è più facile poi andare a fare la divisione. Quindi vado a contare i gruppi di 3 maglie alte. Io ne ho un totale di 14 e ne ho messi in questa maniera: 3 avanti per lato e 8 dietro. Mi raccomando, se per caso ne avete uno dispari, mettetene 9 dietro, però vi consiglio per una taglia L di andare a mettere 4 motivi sul davanti per lato e il resto tutto dietro, per una taglia L 5 motivi in più per lato e il resto dietro, cioè scusate, 5 motivi totale per lato e il resto dietro. Una volta fatto ciò, naturalmente il marcapunti va messo nella maglia alta che vi separa l'ultimo dei 3 motivi del davanti e il primo dietro. A questo punto quindi si procede a lavorare normalmente, solo che non lavoreremo più in tutto la nostra lavorazione, ma ci fermeremo al marcapunti. Quindi andiamo a fare sempre il nostro ultimo giro, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e le 3 catenelle di separazione, e poi andiamo a lavorare normalmente le nostre 3 maglie alte. Quindi si procede a lavorare normalmente il quarto e ultimo giro fino ad arrivare al marcapunti. Io adesso continuo, vi faccio vedere appunto come ci si ferma e come si ricomincia dal primo giro. Però alla fine i giri sono sempre quelli, lavoriamo sempre in giri di andata e ritorno, solamente su un pezzo più piccolo. Poi io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro, faremo il stesso numero di giri anche da quest'altro lato e naturalmente anche dietro. Quindi sono arrivata al marcapunti, lo posso anche andare a togliere, ho fatto le mie 3 catenelle di separazione e quindi vado a fare la mia maglia alta.
e poi mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente, quindi andando a fare le nostre 3 catenelle che sono prima maglia alta, rientriamo maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia col primo giro andando a fare una maglia alta sopra le 3 maglie alte chiuse. Quindi, come vi ho detto, io adesso continuerò a lavorare i giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto, e faremo la stessa cosa sia dietro che sul davanti. Mi raccomando, dietro inizieremo e termineremo dove avevamo il marcapunti, quindi inizieremo con la maglia alta e andremo a lavorare terminando sempre dove abbiamo il nostro marcapunti. Allora, ho terminato la parte dietro e le due parti avanti, ho ripetuto il motivo 2 volte, quindi io ho un totale di 8 giri più 1, perché vi ricordo che ho usato il quarto giro per iniziare la lavorazione, quindi ho un totale di 9 giri sia a destra che a sinistra che dietro, e ho cucito normalmente le parti avanti e dietro passando il filo con l'ago, filo lo stesso con cui ho lavorato. Adesso possiamo andare a lavorare le nostre maniche. Per realizzare la nostra manica, io lavorerò sempre con l'uncinetto del 4,5, questo è lo scafo, e noi andiamo a lavorare partendo dalla parte sotto, dove avremo appunto, dove abbiamo appunto la maglia alta del davanti e quella del dietro. Lavoreremo i giri sempre lo stesso punto, però in giri di tutto tondo invece di giri di andata e ritorno. Quindi io mi aggancio qui sotto e vado a fare quindi il mio primo giro. Vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado direttamente, salto la prima maglia alta, vado nella seconda maglia alta orizzontale, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, salto una maglia alta orizzontale, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. Devo cercare di fare in questa maniera per tutto il giro. Mi raccomando, se vedete che la lavorazione stringe, fate la maglia alta più vicina, invece di andare a fare come ho fatto io qui nella maglia laterale, l'andate a fare nel forellino. Poi 2 catenelle, e di nuovo saltate una maglia alta orizzontale, andate nell'altra e andate a fare le vostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2 e di nuovo andiamo a fare la nostra maglia alta orizzontale. Quindi io continuo così per tutto il giro, vi dirò alla fine quante volte ho fatto il gruppo di 3 maglie alte e poi andremo a vedere come chiudere il primo giro e come iniziare per fare il secondo. Ora sto terminando il primo giro, ho fatto i primi 2 catenelle e ho un totale di 6 gruppi di 3 maglie alte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2 e 3. Le chiudiamo insieme, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta sopra l'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 maglie alte non chiuse sopra le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Le chiudiamo insieme e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, 1, scusate, 3 catenelle, 3, e si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo per tutto il secondo giro, vi farò vedere poi come terminare il secondo giro e come iniziare a fare poi il terzo. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di separazione, 1, 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo, vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. Continuo quindi così per tutto il mio terzo giro, vi farò vedere come terminare il terzo giro e come andare a fare il nostro quarto e ultimo giro.
Quindi ricordatevi, 3 maglie alte dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme e naturalmente tra le 3 maglie alte e la maglia alta 2 catenelle di separazione. Sto per terminare il nostro terzo giro, ho fatto 2 catenelle, entro nella terza catenella che è quella della mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quindi quarto e ultimo giro, vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, vado sopra la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 3 catenelle, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le 3 maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse, quindi di nuovo 1, 2 e 3 e le chiudo insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare una maglia alta e si continua così per tutto il quarto giro. Naturalmente per terminare il quarto giro qui andremo a fare la nostra maglia alta, 3 catenelle e chiuderemo con le 3 maglie alte basse, con la maglia bassissima e poi si ricomincerà dal primo giro, quindi maglia alta, 2 catenelle e poi 3 maglie alte, quindi stesso come stavamo facendo prima, solo che andremo a fare appunto i giri di tondo invece che andate e ritorno. Io naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto i 4 giri per arrivare alla lunghezza desiderata della manica. Ho terminato anche la mia manica, ho ripetuto i giri 9 volte, adesso vado a rifare anche l'altra manica, quindi ripeto, io ho ripetuto i 4 giri per 9 volte.